Prima di iniziare il video, ragazzi, sono qua per chiedervi se vi piacciono video di questo tipo su Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, grazie. Ciao a tutti, ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games. Io sono Carlo. Oggi, ragazzi, siamo tornati per fare una missione, ragazzi, su Metal Gear Solid The Phantom Pain. Allora, la missione che voglio fare, ragazzi, è... Allora, se ve lo dico, lista missioni, il trio rosso. Io ho già completato le prime 6 missioni. Oggi sono qua per fare insieme a voi la missione Il Trio Rosso, infatti la facciamo subito, accettiamo subito questa missione. E dispieghiamo con l'elicottero. Boh, dove atterriamo, raga? Possiamo anche atterrare qua, dai. Vai. Prima di iniziare, ragazzi, volevo chiedervi, intanto iniziamo la missione, alle 6 di mattina, così facciamo la missione di giorno. Volevo chiedervi se vi piacerebbe magari qualche video su Mad Max, perché lo sto scaricando sul computer. E allora sono qua per chiedervi se magari se vi piacerebbe qualche video di Mad Max. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Per piacere, scrivete qua sotto nei commenti. Grazie. Ah, comunque, ragazzi, oggi siamo su Metal Gear perché ho acquistato boh, 2 o 3 settimane fa questo gioco. Ogni tanto ci gioco, faccio qualche missione così totalmente a cazzeggio. Devo dire che lo ammetto, è il primo Metal Gear che gioco. È fatto veramente molto molto bene. È praticamente, ragazzi, un free roaming dove puoi andare dove vuoi. Poi ovviamente ci sono le varie missioni che devi fare. E ovviamente credo che taglierò le parti, che ne so, per andare da una parte all'altra della mappa, per non far durare il video anni, perché sennò veramente il video dura anni. Già questo video durerà 20-30 minuti, me lo immagino, perché anche con i tagli durerà veramente un sacco. Comunque, ragazzi, siamo su Metal Gear. Vediamo, andiamo subito ad accettare la missione. Se mi fanno scendere, se mi facessero scendere, facciamo i fail anche su YouTube. Ok, stiamo arrivando ormai alla zona. Elimina i 3 comandanti. Eccoci qua, ragazzi. C'è già il nostro caro cavallino ad aspettarci. Ok, ragazzi, siamo arrivati all'avamposto. Devo dire che ci sono già un po' di personcine che ci aspettano. E io ho già notato una cosa, ovvero che non ho un fucile. Sono veramente un genio, quindi adesso ci mettiamo qua e prendiamo un bel fucile. Ok, abbiamo anche il fucile adesso equipaggiato, quindi adesso possiamo andare a iniziare con la nostra missione. Allora, pensavo, dato che ci sono un sacco di gente sui tetti, se noi ci camperassimo un attimo qua con il nostro bel fucile di precisione, sicuramente si allertano, però forse se ho del culo. Forse se ho del culo non mi vedono, forse. Ma tanto, dato che io culo non ne ho. Sbam! È stato un piacere. Non mi hanno visto, incredibile. Nessuno. Non si sono neanche allertati, veramente. E invece no. Quello si è allertato. Oh, sì, si è allertato. Ma morirà prima che possa fare qualsiasi cosa. Cazzo, l'ha lisciato, raga. Ok, è morto? No. Ok, ora è morto. Però potrei fare tante di queste uccisioni. Oh, qua c'è anche il GP, no? Ok, non ho sparato per evitare problemi. Quello là non posso ucciderlo. Però c'è di bello che loro non mi hanno ancora visto. Quindi, allora, questo gioco è veramente un gioco tattico. Perché bisogna studiarsi tutta la missione, come farla. E dato che io non sono un pro in questo gioco, perché è il primo Metal Gear che gioco in tutta la mia vita, ragazzi. So che sembrerà strano, ma è il primo Metal Gear che gioco in tutta la mia vita. E per ora mi sta piacendo. Però, come ho già detto, non sono un pro. Quindi, diciamo che io e le azioni stealth veramente non andiamo d'accordo. Tipo, quello là potrebbe morire in questo modo. Ecco, questo è uno dei comandanti. Sbam! No, l'ho lisciato, raga! L'ho lisciato pesante! Via, 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 via! No, non ci credo, raga! Non è possibile! Due colpi di fila l'ho lisciato! Dai, veloce! Oh, adesso muori però, grazie!
Ok, un comandante è già morto. È stato abbastanza easy come cosa. Il problema sarà trovare gli altri. Prendiamoci il nostro bel fuciletto. Il problema è che adesso ci piomberanno addosso tutti quanti gli nemici. I nemici. Con calma, con calma, con calma. Ok, proviamo a salire qua. Prendiamo un po' di roba. Prendili però. Ok ragazzi, credo di aver capito che dobbiamo arrivare qua o comunque in altri avamposti, perché secondo me non è l'unico posto dove sono i comandanti, perché lì l'ho girato tutto veramente e non c'era nessuno, ma proprio nessuno, nessuno. Ok, là c'erano dei fiori, potevamo, vabbè, non ne ho voglia adesso di prendere i fiori. Occhio, eccoli qua, qua c'è l'avamposto. Vediamo se c'è qualcuno di interessante, qui c'è. Con calma, con calma, con calma. Individuato pericolo in arrivo. Tira fuori al cieco. Due soldati, una mitragliatrice. Vediamo. Eccolo l'altro. Sbam! E due su tre. Grande. L'avevo detto io. No, no, sbagliatissimo. Fucile. Non è morto lo stronzo. Sbam! Mi ha fatto implodere tutto. Ok. Non è morto, muori male. Headshot. Headshot facile. Ok. Anche tu muori, non lo vedo. Ora ti vedo però. Anche tu. Headshot facile. Ok. Aia! Stronzo. Devi morire. Tu ti faccio fuori così. Zio. Non l'ho fatto fuori, raga. Non ci credo. E invece sì. È a terra. Ora è morto. Ok. Anche questo è andato, manca solo l'ultimo. Questa missione sta durando più del previsto, sinceramente. Pensavo fosse una cosa più semplice. Ora chiamiamo il nostro caro bel cavallino. Michetto, dove sei? Cioè, lui compare dai muri. Perché i cavalli compaiono dai muri, no? Giusto così. Ok, l'altro. Credo che noi dovremmo andare qua sotto. Quindi ci aspetta un bel viaggetto. Dobbiamo andare dall'altra parte. Noi eravamo in mezzo, ovviamente, dobbiamo mettere uno da una parte e uno dall'altra. Vabbè. Ok, ragazzi, sono comparsi due bersagli qua a 170 metri. Adesso che sono al di là di questa montagna. Quindi io propongo di fare una cosa molto molto rapida. Non so perché ce ne siano due, sinceramente. Che in teoria me ne mancava solo uno da uccidere. Ok, ragazzi, vediamo. Occhio quello. Iniziamo a spottare un po' di gente. Dove sei, amichetto mio? Due, qua ce ne sono. Qui ce n'è un altro. Ok. Non ho capito perché ce ne siano due. Ma vabbè. Vabbè, non facciamoci queste domande. Sali su sta cavolo di. Ok, grazie. Là ce n'è un altro. Dimmi che sei tu quello che devo uccidere. No, peccato. Però questi qua ragazzi sono spottati, non ho capito perché. Ok, mi hanno già individuato, ovviamente. Raga, col cecchino vi devo dire che vado abbastanza bene, sinceramente.
No, regalo, ho lisciato male questo. Ma proprio male. Sbam! Ovvio che questi qua mi fanno fuori poi adesso. Cioè, va a finire che muoio. Oh, stronzo! Regà, mi ha fatto un male bestia questo. Non riuscivo a mirarlo. Sono smiratissimo veramente col pad. Allora, recuperiamo un po' di vita. Prima di fare una brutta fine proprio adesso. Allora, ci si sta avvicinando il bersaglio. Eccolo. Eccolo l'ultimo. L'abbiamo ucciso. Bersaglio eliminato. Dobbiamo abbandonare la zona calda. Ok, prendiamo il nostro amichetto. Via, via, via. Fuga tattica. Fuga tattica prima di morire. Ok. Andiamo in là. A caso proprio. È stata una missione abbastanza easy, si è finita perché, cioè, ne ho fatte altre che veramente erano 4 volte più complicate. Questa qua si trattava solo di eliminare tre soldati, quindi veramente è stato. Col cecchino è stata una cosa veramente easy. Ok, ragazzi, la via è libera, quindi credo che la missione sia conclusa qui. È stata veramente una cosa abbastanza easy. Ci ho messo un po' per capire che non fossero tutti nel primo avamposto. Però ragazzi alla fine ci siamo saltati fuori, l'importante è quello. Fatemi sapere ragazzi nei commenti cosa ne pensate di questi generi di video, di queste missioni. E ci ho messo un po', perché come ho detto ho dovuto capire un po' il da farsi, diciamo così. Fatemi anche sapere nei commenti qualche consiglio che avete da darmi, perché veramente mi piacerebbe migliorare, diciamo, perché questo video... Come avrete notato, lo so, che faccio cagare, che non gioco come si dovrebbe giocare. Comunque, ragazzi, fatemi sapere qualche consiglio qua sotto nei commenti. Lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Niente, ragazzi, ci vediamo col prossimo video. Ciao, ragazzi.